corri all'ippodromo. Scommetti che ti diverti. Saluto Silvia Casati, buon pomeriggio Silvia, ben ritornata a San Rossore. Oggi è il pomeriggio di Relieve d'Orsis, sì, a San Rossore. Ed ecco qua King of Roses che arriva con Jacqueline Freda. Niente, vogliamo appunto presentare a voi la nuova e speriamo lunghissima carriera di Relieve d'Orsis. È come in pratica noi facciamo l'addestramento di base per le impennate. I cavalli, come potete vedere, perlomeno un cavallo, viene tenuto con due lunghine laterali e aiutati da due aiutanti. E l'addestratore, con una lunghina in mano e un comando vocale, incita il cavallo ad alzarsi in piedi. Questo, il tutto con il più grande rispetto e nei tempi in cui il cavallo richiede. Da noi giungono di tutti i tipi di cavalli, l'importante è che siano trottatori e galoppatori, sia usciti dalle corse perché non più idonei alla carriera agonistica, sia cavalli infortunati, sia cavalli che purtroppo non saranno mai dei campioni perché non sono adatti all'attività agonistica. Il nostro fiore all'occhiello, e siamo unici in Europa, e di questo ci tengo moltissimo a dirlo, è che prima di ricollocare questi cavalli all'attività, dalla ipoterapia alle passeggiate in campagna, al salto ostacoli, all'attacco, al dressage, vengono riaddestrati completamente. Quando voi vedete nei cinema che i cavalli cascano per terra, questo qui è uno dei modi per addestrare i cavalli a cascare a terra. Cioè il cavallo deve essere rispettato, lui decide poi di buttarsi a terra. Ora purtroppo il terreno è molto bagnato, anche il cavallo lo sente, però noi non imponiamo al cavallo di buttarsi a terra, noi lo rispettiamo e quando lui deciderà lo farà. Alcuni di questi cavalli saranno attori nel cinema. Ci sono cavalli per principianti, ci sono cavalli che devono essere affidati a persone più esperte. Abbiamo sottoscritto un protocollo d'intesa con la nostra madre, che noi chiamiamo Unire. Dopo, devo essere sincera, un grazie di cuore veramente a SNAI, che ha sempre creduto in noi sin dall'inizio e ci sta seguendo in tutte le nostre dimostrazioni. Che poi in Toscana a me mi fa piacere in maniera particolare venire, perché la risonanza che c'è in Toscana non riusciamo a trovarla nelle altre parti d'Italia, per cui ci tenevo particolarmente a fare qualcosa di bello oggi. Mi dispiace che il terreno non ci permetterà di fare alcune cose che avevamo preparato, ma per la sicurezza dei cavalli e dei cavalieri abbiamo dovuto assolutamente tagliare alcune cose. Va bene. Ora noi vi facciamo vedere, questo è portare un cavallo riottoso alle gabbie. Già in Francia, Stati Uniti, ribadisco, avviene. Vengono accompagnati e anche durante la corsa, soprattutto al trotto, ci sono dei cavalli che seguono la corsa. Qualsiasi momento loro possono intervenire. Voi vedete la tranquillità di questi cavalli, loro hanno corso tutti questi cavalli nelle piste, però è come se loro non l'avessero mai fatto. Logicamente c'è stato un lavoro dietro, è un lavoro che può durare da un mese, può durare anche sino a 6 mesi. Tu devi sapere come trattare questi cavalli, perché loro sono nati per correre, il loro modo è entrare in pista e correre, mentre la loro duttilità si scopre mano a mano che tu li togli dalle piste. Loro si tranquillizzano tantissimo, poi vedrete che delle ragazzine possono montare questi cavalli. Dobbiamo dire che i cavalli anche dati per l'ipoterapia, le persone che ci hanno contattato sono veramente entusiaste. Collaboriamo con l'associazione Ciampa Cavallo,
a Santa Barbara abbiamo fatto delle gare con i ragazzi disabili usando questi cavalli, cavalli che magari erano entrati al centro soltanto da un mese e tolti dalle corse 10 giorni prima. C'è un disegno di legge, l'onorevole Martini ce l'ha spiegato molto bene a Verona, lei ha sottoscritto una carta etica, voi sapete che insomma il cavallo sono oltre 5.000 anni che aiuta l'uomo, il cavallo è nato per lavorare, noi non siamo un'associazione di animalisti, anzi noi siamo per il ricollocamento al lavoro del cavallo. Noi speriamo che in futuro anche unire soprattutto i proprietari, gli allevatori capiscano l'importanza di questo e incominciano a diventare responsabili nei confronti del cavallo. Allora, innanzitutto devo dire un grazie di cuore a Sveva, perché senza di lei noi non saremmo stati nessuno. E lei che ci ha detto, ragazze, crediamo in voi, e attraverso lei unire ha capito la nostra associazione. Poi dobbiamo dire grazie a SNAI, che è stato il primo in effetti a promuovere la nostra iniziativa con un poker benefico. Vogliamo che questi cavalli non, per loro non finiscano una carriera, ma ne termini una e ne inizi un'altra, vale a dire la rinascita del cavallo da corsa. Tutti i cavalli che abbiamo da noi sono tutti cavalli o che non sono più per le corse, vale a dire agonisticamente per le corse, oppure sono cavalli che hanno avuto dei seri guai, o sono cavalli che non sono neanche mai andati in pista, perché i cavalli che voi vedete in pista non sono tutti i cavalli che nascono, ce ne sono molti di più. Siete tutte donne ai vertici di questa associazione, perché la donna è più animalista o perché mi dica lei? Perché la donna è più intraprendente. Bene, è una bella risposta. Questa signora qui, che si chiama Sveva D'Avanzo, sono animaliste patologiche, ma questo è un bene per gli animali. Ecco, vorrei che mi dicessi rapidamente questo senso delle selle donate, da chi, che provenienza ha? Allora, non furtiva. Non furtiva, no. Queste sono delle selle che sono di proprietà dell'Unire, che erano state acquistate per il performance test, che è una, diciamo, una prova che viene fatta per i cavalli da sella italiani al fine di essere approvati stalloni. Queste selle erano comunque al momento inutilizzate, quindi con il segretario generale dell'Unire, il dottor Acciai, abbiamo pensato che poteva essere un giusto dono quello di appunto devolverlo alla Relieve d'Orse per l'utilizzo, oltre che per diciamo, montare i cavalli quotidianamente, anche per l'utilizzo con i disabili. Noi abbiamo voluto fare una piccola storiella, simulare una piccola storiella, che è in pratica l'assalto della Befana. Ci sono, come nella vita, i buoni e i cattivi e abbiamo voluto riportare questo anche in ippodromo. All'ingresso, alla vostra sinistra, potete vedere appunto questa carrozza che è trainata da due ex trottatori. Uno di questi trottatori è Marcus Joy. Il cavallo che era stato donato è stato donato al ministro Zaia, poi per un infortunio non ha potuto partecipare alle corse. Il cocchiere è il proprietario di Santa Barbara, che è il dottor Longo, accompagnato appunto dalla Befana, e ora ci sarà una piccola suspense. Ci sono i buoni, che sono, come potete ben vedere, accompagnano la carrozza, e sono i tre cavalli con i cavalieri, tra cui possiamo riconoscere un vostro gentleman che è Federico De Paola con Griccio, vestiti di verde, e dall'altra parte invece alla mia destra, alla vostra destra, i cattivi rappresentati appunto con una giubba blu, che vogliono rubare i premi alla Befana.